Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ultimo appuntamento con quella che è la rubrica Top 5 giocatori meta di quest'anno. Ripeto, che ho provato, quindi mancano giocatori mainstream come R9 Moments, eccetera, roba che difficilmente uno si può andare a permettere. E siamo arrivati al reparto offensivo, ovvero gli attaccanti. Andiamo subito a vedere quelli che sono i giocatori che reputo i migliori da andare ad utilizzare quest'anno. Il primo ovviamente non poteva che essere mio figlio Dalglish, 4 di skill, 5 di piede debole. Raga, io ricordo benissimo il primo draft che feci su League Access quest'anno, mi si presentò sto scozzese così, sbarbato dal Lira, l'amore. Dalla prima settimana mi ha accompagnato, non l'ho mai lasciato e mi direte: cavolo, allora perché il baby, raga? Perché il baby ha un body type che non hanno gli altri, risulta veramente molto più agile, fa i drag back di Cristo. Certo, non va giocato per correre in campo aperto, ma per servito in area, girarsi destro sinistro e finalizzare, perché in campo aperto non è tanto veloce. Però se puntate l'avversario con lo speed boost con L1, devo dire la verità, lo salta anche bene. A finalizzare è un mostro di finalizzazione, anche con i tiri a giro, raga, fa dei tiri a giro veramente pazzeschi, nonostante vedete un 85 di potenza tiro, un 91 di finalizzazione, che rispetto ai giocatori top non sono propriamente dei parametri altissimi, ma io vi assicuro che questo qui è un piccolo demonietto. In più 85 di freddezza, di un'agilità devastante, un 93-88-89, controllo palla 88. Insomma, raga, questo è veramente una hidden gem. Più passa il tempo, più si abbassa il prezzo, più rapporto qualità-prezzo, secondo me il suo impatto aumenta, aumenta sempre più. Andiamo avanti e troviamo Totti. Raga, questo qui per me credo sia veramente forse il migliore che ho provato quest'anno, perché il 4 piede debole in realtà sembra un 5. Per quanto riguarda la velocità, questo può essere impiegato anche in fascia, secondo me, perché vola e con lo speed boost lascia 2-3 metri all'avversario. Davanti alla porta finalizza in tutti i modi possibili e immaginabili: a giro, d'esterno, di potenza, primo palo, secondo, tiro raso terra, in qualsiasi modo. E infatti 99 finalizzazioni e 91 potenza tiro credo che lo testimoniano alla grande. 99 di effetto, penso che vi faccia capire che insomma questo qua di passaggi non ne sbaglia neanche se vi mettete a fare lanci di 70 metri. Penso sia la carta più agile che abbia mai provato quest'anno, con 95, 97, 97, 99 controllo palla, 99 dribbling, 99 freddezza, raga. Questo qua, boh, sembra teletrasportarsi in mezzo al campo per quanto è rapido. In più questo qui ha anche un'altra caratteristica fondamentale, il fatto che tira di Cristo le punizioni, e quando vi dico che le tira di Cristo, vi assicuro che veramente io quando l'ho avuto non ne sbagliavo mezza, ma veramente la piazzava sempre sotto l'incrocio. Vi invito a vedere il tutorial che trovate sul canale per vedere come tiravo le punizioni, ma io vi assicuro che questo qui è veramente tanta 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 roba sulle punizioni, e in generale questa è una carta che secondo me si merita 10 su 10, ma senza ombra di dubbio. Sia come attaccante, sia come COC, sia come esterno, ma io credo che questo debba stare dentro l'area di rigore a fare la punta, soprattutto in un attacco a 2. Andiamo avanti, troviamo Butragueño, Prime Moments, una carta veramente pazzesca che mi ha sorpreso, che ho comprato un po' per caso, ma beh, devo dire la verità, mi ha carriato durante la qualifica per quanto riguarda il torneo di Coverciano della nazionale. Questo risulta essere anche lui, come per Dalglish, un attaccante che va utilizzato girarsi destro-sinistro perché ha 5 piede debole, ma ha 3 di skill, quindi lo consiglio a chi ha uno stile appunto improntato sul possesso palla e fa come skill magari il tacco-tacco, il drag back, eccetera, non proprio per gli skillatori seriali, altrimenti ne risentite di quelle 3 stelle skill. Però con 98 di finalizzazione e 91 di potenza tiro, questo davanti alla porta segna sempre, anche lui in tutti i modi: potenza di prima, tiro a giro, primo, secondo palo. Questo, raga, finalizza in tutti i modi possibili e immaginabili. Peccato per il passaggio lungo, ma un buon passaggio corto. Ovviamente per la punta conta il corto, perché deve scambiare con l'altra punta solitamente, specie in un attacco a 2. Poi per quanto riguarda invece l'agilità, abbiamo 93, 93, 93, quindi si tratta tutti quanti
incredibili, in particolare Putrageño fa i dragback che sono una meraviglia assoluta, con una agilità veramente, veramente pazzesca. E poi, beh, insomma, statistiche di difesa fisica poco più importano, più basta che abbia 88 di resistenza. Io vi dico che col Putrageño che ho avuto, prima di venderlo e poi di ricomprarlo, avevo tipo una cosa come il triplo dei gol rispetto alle partite giocate, veramente un demonio e il buitre. Rapporto qualità-prezzo sicuramente straconsigliato. Andiamo avanti e troviamo Mbappé Footbirdie nella versione che vediamo con 5 piede debole, che preferisco al Toti per il discorso che quest'anno secondo me le 5 piede debole sono troppo meta, troppo importante andarsi a girare in area di rigore sul destro-sinistro e avere la certezza di avere la stessa possibilità di segnare, cosa che questo Mbappé fa assolutamente in maniera meravigliosa, con 97 di finalizzazione e 90 di potenza tiro. Bene il passaggio corto, un po' meno il lungo, ma vi ripeto che anche qui l'assistenza che conta è quella del passaggio corto e il buon Mbappé è di servire i compagni. 97 di agilità, 87 di equilibrio, 90 di reattività lo rendono agile, sì, ma meno dei giocatori che abbiamo visto prima, Dalglish, Putrageño, Messi. Ovviamente a essere agile risulta essere agile L'importante è che anche lui ha il tiro di precisione, quindi anche a giro riuscite a finalizzare e in più se avete anche la facoltà di skillare l'assist eccetera, lui lo fa veramente bene. 85 di forza gli permette anche di resistere a quelle che sono le spalle avversarie, però è questo il parametro che appunto lo rende meno agile rispetto alle carte che abbiamo viste in precedenza. E rispetto alle carte che abbiamo visto in precedenza, sto Mbappé risente si gira un po' così così, gli altri invece sono un po' più immuni, riescono bene a girarsi anche quando il gameplay è lento. La stessa cosa accade al buon R9 94, il mid, che raga, è un animale d'area di rigore, lo sapete, questo qua 5-5, ci skillate, ci tirate destro-sinistro, a giro di potenza anche lui non ha assolutamente problemi, bene il passaggio corto meno il lungo. Anche sto Ronaldo però risente del gameplay un po' così e inoltre è il meno agile già in partenza di tutti quanti, quindi per quello che è il prezzo, secondo me quest'anno buon Ronaldo può anche essere lasciato lì dove io l'ho provato, l'ho usato, mi è piaciuto come al solito, sì, ma devo dirvi la verità, secondo me quest'anno è il gioco finalizza qualsiasi cosa, quest'anno può essere tranquillamente lasciato da parte. E in questa top 5 lo metto all'ultimo posto, anche perché anche lui risente del fatto che senza le sfide iPhone ha un prezzo che è tutto totalmente spropositato. Raga, per questa miniserie dunque sui top 5 giocatori meta per ruolo che ho provato è tutto, spero che vi possano dare una mano a risolvere quando avrete tanti crediti in questo periodo. Vi do appuntamento qui su YouTube in un prossimo video, prossimamente, e un salutone ragazzi. Peace.